condizioni di salita tutto bene, buone. L'ultimo pezzettino del canale che sale alla vetta di Skies si è staccato un sasso che l'ha investito sul Si è staccato, ventre. non è che Si lo avesse preso lì, si è proprio è staccato. staccato, l'ha preso sul ventre, questo l'ha ribaltato sulla schiena e sul E pendio lì poi c'è un pendio non che è c'è bestiale. stata possibilità di fermarsi. Ma eravate già, stavate salendo. Sì, stavamo salendo, per cui E sei andato giù per dopo io ho cercato vedere di scendere perché anche io ho una posizione un po' se era. delicata. All'indietro l'ho chiamato e son ridisceso, sono sceso da lui, ma arrampicando all'indietro. Però mentre scendevo continuavo a chiamare, lui non rispondeva e ho capito che l'incidente era abbastanza grave. Quando l'ho raggiunto ho capito che purtroppo non c'era molto da fare lì. Non c'era segnale per il telefonino, sono risalito sul versante. No, dal Valtellinese a quello Seriano verso il Brunone dove sapevo che si poteva prendere, e lì ho chiamato il soccorso. Non era In 10 minuti è dal arrivato. torrione di Esatto, l'incidente è successo sul alla torrione base del torrione Curò. curò Siamo saliti da qui dal da Valbondione. Malbondione, Rifugio Cocca, Canale Centrale fino in cresta. E poi la cresta è lo spartiacque tra Certo. la Val Seriana e la Valtellina. Abbiamo fatto un pezzettino alla Valtellina per raggiungere la punta di Skies, e il punto diciamo dell'incidente è proprio alla base del torrione Curò. Quindi c'è. Stava salendo, può darsi che l'abbia anche magari mosso lui, però non è stato un incidente al movimento o una scelta impropria. Quindi gli ha fatto perdere equilibrio Una e si è situazione andato indietro. inaspettata di questo sasso che colpendolo sul ventre di fatto l'ha fatto capovolgere Chi era il primo di voi? senza. Io ero Eri davanti, davanti? però non eravamo legati in Ah. cordata, per cui questo da un certo punto di vista è stato anche così, credo anche una condizione che ha evitato un coinvolgimento di entrambi. Sicuramente il Un suo colpo. alpinismo era strettamente intrecciato all'altruismo, di cui l'ospedale nel Dolpo, che l'ha costruito insieme a Marco Zaffaroni, lui l'ha considerato il suo 8.000 più alto, Sì, una giusto. montagna assolutamente importante, significativo, soprattutto per il gesto di attenzione rispetto ai bambini. I bambini lo colpivano sempre quando lui andava in spedizione. E se voi vedete i filmati sui DVD, sono pieni zeppi di volti, di sorrisi. E lui diceva: io voglio restituire a questa gente qualcosa che loro mi permettono di vivere nelle mie spedizioni. Quindi questo senso appunto di restituire, di generosità, di voglia di dare agli altri, e questo era l'animo di Mario, era un animo generoso e, come dicevo, altruista, senza nessun limite in questo suo voler dare agli altri. È stata una Qualcosa che combinazione. Ultimamente, nel mese di dicembre, abbiamo studiato alcuni concatenamenti, alcune salite, ma tra l'altro il gesto, credo così, di estrema prudenza del Mario, che una settimana fa eravamo partiti per fare una salita al canale Tua, al Pizzole d'Orta. A metà c'era un salto di roccia di un 3-4 metri, siccome era anche lì eravamo partiti alle 10, eravamo nel canale intorno alle 2:30-3 di notte. E al Mario dico: ma cosa facciamo? E a un certo punto Mario dice: guarda, è notte, non si riesce a fare gli ancoraggi giusti, torniamo a casa. Infatti siamo tornati a casa, ma la decisione l'ha presa lui, per cui sicuramente andava in montagna, ma con un margine sempre adeguato di sicurezza e di prudenza. Il suo margine di sicurezza è quello di avere sempre, che non superare diciamo il limite, ma avere sempre quella parte, diciamo quella aspetto che gli permetteva sicuramente di ritornare, di ritentare questo suo, piuttosto che osare oltre, dice, torno indietro e ritento, neanche a farlo apposta, con una settimana fa la rinuncia a una salita, a completare qualcosa che di fatto ritenevano adeguato a fare un rischio fuori questa misura qua, insomma. I non addetti ai lavori si chiedono perché di notte.
ma di notte perché le condizioni della neve, le condizioni appunto soprattutto di questi tipi di salita sono un pochino più adeguate, un pochino più la neve è più dura, c'è più sicurezza, questo era l'aspetto della sicurezza, sicuramente uno dei suoi tratti distintivi dall'andare in montagna, sia per quando percorre, sia per quando decide di tornare, ma prima che uno abbia superato una soglia di sicurezza che poteva magari mettere a rischio la salita.